È stata inaugurata la nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha trovato spazio nell'ex ospedale militare della città, alla presenza del Ministro alla Giustizia. Alla cerimonia, insieme al Ministro Nordio, il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e i rappresentanti dell'Agenzia del Demanio. Grazie dell'onore che mi è stato fatto con questo invito. Grazie ovviamente al padrone di casa, il collega Enrico Gratteri, tutte le altre autorità civili, religiose, militari e all'avvocatura, il mio riverente ossequio. L'opera vale veramente la pena, è un gesto di attenzione e noi ringraziamo il Ministro e il suo staff per essere venuto qui e anche per dimostrare che il Sud non è la terra delle incompiute, anche al Sud è possibile in tempi ragionevoli realizzare opere importanti come è stata l'aula bunker di Lamezia Terme, come lo è questa procura e come saranno altre opere che sono già in cantiere, che sono già in progettazione. E noi abbiamo bisogno di un sistema efficiente, informatizzato, sono cose che ripetiamo da decenni. Mi auguro, spero, che sia l'inizio di questo percorso virtuoso. Beh, oggi intanto si restituisce alla comunità catanzarese e calabrese un bellissimo immobile dove lo Stato ha deciso di concentrare i suoi sforzi per contrastare la criminalità organizzata e 'ndrangheta. È quindi una bella pagina. Sono contento che ci sia il ministro Nordio, credo alla sua prima uscita da ministro della Giustizia, a testimoniare l'attenzione del governo verso la Calabria. Siamo vicini al lavoro della Procura, è un lavoro importantissimo. Abbiamo iniziato quando io ero ministro quest'opera. Sono felice che sia proseguita e adesso sia conclusa grazie alla tenacia del procuratore e di tutti i suoi collaboratori, dell'architetto, del Demanio che hanno fatto un grande lavoro. Quindi è un segno di speranza della presenza dello Stato, della forza dello Stato in questo territorio e un segno di vicinanza al procuratore. Aver restituito un immobile di grande pregio che raccoglie la storia di una comunità calabrese, ancor di più della città, ma riempito da un contenuto come quello della Procura guidata da Nicola Gratteri, che ha sempre dato, insomma, quell'entusiasmo, ma soprattutto quella capacità culturale, non soltanto nello scegliere la repressione rispetto alla criminalità, ma anche a quella cultura che deve appartenere a tutti. E parte oggi proprio da un immobile di grande pregio culturale, una sfida che porterà ovviamente i tanti calabresi ad affiancarsi al lavoro della Procura e quindi anche delle forze dell'ordine.